Benvenuti in un nuovo vlog. Oggi sono qui per farvi vedere un po' di svuota la spesa. Ragà, ho fatto una spesa meravigliosa, mai come quest'anno ho preso tanti 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 panettoni. Sicuramente qualcuno lo vedrete recensito in qualche vlog, ma penso che opterò più per i mini short. Non lo so, vediamo un po', perché comunque voglio preparare video anche per l'altro social. Ho pubblicato l'altra volta il video. In tantissimi, ma in tantissimi mi avete scritto: oddio, mamma mia, mi ispira tantissimo, lo devo andare a prendere, che era quello lì di Lidl alla zucca. Ha raggiunto quasi le 42.000 visualizzazioni. Io senza parole, cioè 42.000 persone l'hanno visto. Comunque ho detto: ma sai che c'è? Quest'anno, visto che me l'avete sempre richiesto, ma proprio tantissimi di voi: Giulia, ci prego, ci fai la recensione dei panettoni, Giulia di qua, Giulia di là, è uscita questa novità. Però lo sapete che sul canale non li ho mai portati, c'è giusto qualcuno particolare, ma non più di tanto, perché nel mese di dicembre mi prefissavo un budget, merlo principalmente per le challenge, per video da registrare. Quest'anno vi parlo proprio con sincerità: ho pochissimo tempo rispetto all'anno scorso, quindi nel mese di dicembre non vi prometto che vi uscirà un video al giorno, perché per me è impossibile, cioè veramente è impossibile. Quindi preferisco portare di meno video, quindi quei 4 video, 5 video a settimana, però di portarvi dei bei video. E quest'anno mi sono voluta concentrare anche sulla recensione dei nuovi panettoni, che nei prossimi giorni ovviamente vedrete. Sono stata da Lidl e vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso veramente solo due cose: un pacchetto per le gomme da masticare. Dopo devo mettermi la crema perché ho le mani completamente rotte. Allora, da Lidl ho speso 12 euro, quindi fatevi il conto, vi faccio vedere solo due panettoni e un pacchetto di gomme. Ho preso lui del marchio Deluxe, che sarebbe un panettone con pere e cioccolato. Io non ricordo di averlo provato l'anno scorso, ma penso proprio di non averlo provato, quindi l'ho visto, l'ho preso e ho detto: ok, tu vieni a casa con me. Si sa che la linea Deluxe inizia da novembre ed è super particolare, quindi ho preso pera e cioccolato. Sempre del marchio Deluxe. Allora, voi direte, c'era pure un altro gusto panna e cioccolato, ma non l'ho preso. Ho preso questo qua, gusto stracciatella, che bene o male stiamo lì. Ma quello che mi ha colpito di più è come se fosse un po' un panettone al latte. Non mi sembra il classico panettone, lo vedo proprio bello spugnoso, bello morbido. Mi ho detto: ma sai che c'è? Prendo proprio lui, e infatti l'ho preso subito. Ma quel pack è molto bello, questo anche da regalare. E ci stava ancora il panettone, quello lì alla zucca. Poi sono stata al supermercato piccolo, lì mi sono divertita. Ho trovato i Ricciarelli gusto nocciola, è una super novità. E io ho provato l'anno scorso pistacchio, quello normale. C'era pure i frutti rossi, che non l'ho trovato l'anno scorso, non l'ho trovato quest'anno e non lo troverò mai. Ho preso del marchio Balocco, l'ho pagato 5 euro. Al Conad costava molto di più, cioè 1 euro in più, quindi l'ho preso da piccolo. Ho pagato 4 euro e qualcosa, adesso non ricordo bene. Balocco, la nostra zuppa inglese. All'interno c'è sia la crema al cioccolato, ovviamente la crema pasticcera, e delicata nota di Alkermes, suppongo che si legga così. Sopra ovviamente c'è la ricopertura al cacao. Super novità, in casa Balocco ho trovato anche panna cotta, con panna cotta e caramello. Mamma mia, raga, secondo me è buonissimo, lo vedo proprio bello soffice, soffice, soffice. Bello, quindi preparatevi che nei prossimi giorni vedrete la recensione, ma secondo me il più buono l'ho lasciato per ultimo, ad un prezzo, secondo me, per il panettone che vi sto facendo vedere, è super giusto. Considerate che volevo prendere quello della Balocco, se non sbaglio sempre Balocco era, sì, oh. Aveva fatto cioccolato e pistacchio, avrei detto. Stava 7,90 euro, infatti io l'avevo preso e l'avevo messo nel carrello. Girando ho visto lui: panettone verde siciliano, dolce Sicilia, Deis.
Ovviamente ho sostenuto acquistando il panettone anche la Teleton. Volete sapere quanto l'ho pagato? 8,90 euro. Quello balocco costava 7,90 o 6,90. Ho detto, ma sai che c'è? Con due spicci veramente in più, a parte che sostengo la Teleton, quindi do anche una piccola donazione a loro. Quindi speriamo bene che sia anche buono, ma con crema al pistacchio di Sicilia promette davvero. Bene, bene, bene. Infatti non vi nego che secondo me si inizierà proprio da lui, ma fatemi sapere con quale volete la mia recensione per prima, quindi quale devo provare per prima, cioè, ma guardate qua, mamma mia. Questo è stato quello che ho comprato, io vi lascio al vlog, non so cosa vi farò vedere, forse proveremo gli altri prodotti deluxe che non abbiamo ancora provato, quindi nulla, vi lascio alle prossime clip. Rieccomi! Oggi è lunedì, non rientravo a casa per orario di pranzo, che alla fine non è orario di pranzo perché sono le 3 da tanto tempo, e ne ho approfittato perché tra giusto un'oretta devo un attimo sistemarmi, che devo andare dal dentista per farmi l'ultima pulizia dei denti, perché mi è stata divisa in due, anche perché avevo delle gengive veramente sanguinanti, quindi non abbiamo potuto fare tutto una sola volta, quindi ci sono dovuta riandare. Voglio provare insieme a voi, vado a prendere la confezione del marchio Nonna Mia, che della linea, perché alla fine è sempre Lidl, della linea Nonna Mia, queste Casarecci con farina di grano saraceno alla bresaola. La bresaola ce n'è tantissima, c'è un odore pazzesco, quindi direi di assaggiarle, e ci ho messo giusto un po' sopra un po' di olio, ma questo pure con un po' di parmigiano, ma a me non piace. Buone. Pure con un po' di panna. Il ripieno è abbondantissimo. Queste le riprenderò sicuramente. Si sente proprio che c'è dentro la bresaola. A volte ci sta, quante volte anche nella pasta, tipo i tortellini e carne, ma non sentite proprio quel bel retrogusto. Questo c'è scritto bresaola, si sente proprio la bresaola. Se andate da Lidl, prendeteli, perché sono super buone. Buongiorno a tutti! Stavo editando questo video e mi sono resa conto che l'ultima clip era proprio, vi lascio la prossima clip, ma fondamentalmente non ho fatto niente di interessante pure in questi giorni, anche se voglio fare qualche ricettina, però poi inizierò direttamente un nuovo vlog. Sentite questo rumore in sottofondo, ovviamente è la pioggia. E quindi nulla, ci tenevo comunque a concludere questo video, anche perché sono state giornate un po' così, non ho vloggato, non avevo un granché da farvi vedere, quindi mi sembrava anche un po' inutile. Quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!